siamo qui a Identità Golose perché crediamo molto in quello che sta facendo Paolo Marchi. Per noi è già il terzo anno. Abbiamo cominciato con il pane 3 anni fa. Quest'anno abbiamo riproposto il pane insieme ad altri elementi, però abbiamo trovato una diversità sia in termini di presenze, tante presenze in più, tanta gente in più, e devo dire anche molte presenze qualificate. Gavita, è la prima volta che si presenta in Identità Golose, perciò conosceva già l'evento. Ritengo che sia l'evento clou della ristorazione mondiale fatta in Italia. Siamo qua a Identità Golose, questo è il secondo giorno. Per me è un'esperienza bellissima, perché è un'esperienza di crescita professionale. È un incontro con colleghi, quindi ci sono scambi, si mangia, si ride, ci si distacca un attimino dal lavoro quotidiano e si vive il bello del cibo e della cucina. Identità Golose è il congresso di cucina migliore che c'è in Italia e in Europa, e lo dico io che ne ho fatti 6 su 6, quindi potete starne certi. Siamo stati accolti molto bene, il pubblico ha gradito le nostre novità che abbiamo portato e abbiamo avuto un buon riscontro di contatti e di pubblicità. Sono venuto a questa manifestazione, sono molto contento perché ho trovato una platea proprio di persone, dei professionisti affermati proprio. Prima edizione alla quale noi abbiamo partecipato, devo dire con grande successo, stando all'espressione di gradimento che abbiamo avuto. Siamo molto contenti anche di essere qui, abbiamo riscontrato dell'interesse molto, molto bello, persone molto interessate anche alla nostra realtà. It's very nice to hear and I saw a lot of very famous chefs in the world. From France, from Italy, and I'm very appreciated to here to work and also with Kai. So thank you very much. E devo dire che questa è una manifestazione che personalmente mi entusiasma, perché riesce ad unire grandissimi nomi della gastronomia, non solo italiana ma a livello mondiale, anche al mondo delle golosità, delle chicche e soprattutto anche al mondo del vino. I'm here at Identità Golose for the third time. We're very, very keen on this particular initiative because it gives us a chance to have a lot of contacts with a lot of top media people, a lot of top restaurant people, and of course gives us a good window of opportunity to promote the image of our excellent products in Italy. Da parte di chi la vive come pubbliche relazioni e ufficio stampa di una grande azienda è sicuramente un'esperienza golosa, un'esperienza molto importante, dove una piazza nella quale incontriamo gli operatori del settore motivati a conoscere anche i nostri prodotti, prodotti di qualità che qui trovano veramente un grande apprezzamento. Il successo dell'anno scorso è stato tale che quest'anno chi lo organizza, cioè io faccio il direttore artistico, diciamo così, questo programma era così, però ha avuto grandi segni perché tante aziende, tante situazioni, dovendo scegliere su cosa investire, magari rinunciava a qualche evento minore a cui non credeva più per concentrarsi sull'identità. Questo, tutto questo per dire che sempre più persone capiscono come qua si fa cultura del cibo, come qua
del cibo, della pasticceria, del prodotto, dell'artigianato, dell'eccellenza. Cioè qua è un evento professionale dove dei cuochi o dei produttori di vino, dei produttori, importatori di eccellenze di pesce ittiche, comunque hanno qualcosa di buono, di nuovo, di qualitativamente elevato da presentare, da sottoporre alle persone.